Buongiorno dal maestro Fide Marco Corvi. Oggi continueremo il nostro viaggio attraverso gli schemi della difesa olandese approfondendo il gambetto Lisicin. Ma prima di continuare vi ricordo il mio sito internet www.scuoladiscacchi.com dove potete trovare tutti i miei riferimenti e i miei contatti. Ok. Come vi dicevo, oggi gambetto Lisicin, un gambetto il cui sicuramente principale merito è quello di deviare dalle linee battute della difesa olandese e in parte anche di sorprendere il nero. Sull'efficacia di questo reale, di questo gambetto, i teorici hanno dei dubbi, sono un po' contrastati, ci sono versioni contrastanti. Tuttavia, un fatto è che è un gambetto molto pericoloso se il nero non sa come opporsi. C'è anche da dire che c'è più di un sistema efficace per il nero di rispondere per contrastare questo gambetto. Noi ne vedremo uno in particolare che io ritengo efficace e che è quello, insomma, che anche gioco nelle mie partite. Bene, andiamo alla scacchiera. Ecco, vedete che questa è già la posizione dopo qualche mossa, ma vediamo dall'inizio con calma. Allora, si tratta di iniziare la partita con la mossa cavallo F3. Con la mossa cavallo F3 il nero risponde con la difesa olandese, pedone F5 per l'appunto, e il bianco gioca pedone E4. Questo è il gambetto Lisicin. Qui al nero conviene catturare il pedone, però c'è da citare che se il nero giocasse la mossa pedone in E5 rientrerebbe in un'altra apertura che si chiama gambetto greco, mi sembra, insomma, comunque sulla cui validità ci sono forti dubbi. Bene, al nero conviene catturare il pedone offerto dal bianco perché c'è un vecchio adagio che dice che quando il pedone che vi viene offerto è centrale si può catturare, si fa sempre in tempo poi a restituirlo. Il bianco gioca cavallo in G5, il nero cavallo in F6 ed ora pedone in D3. Qui il nero potrebbe ancora catturare un secondo pedone che, sebbene sempre centrale, sarebbe pur sempre un secondo pedone. Non è consigliabile, non è quello che vi consiglio di fare. È proprio quello su cui il bianco punta. Effettivamente, se il nero catturasse, ecco, vedete che ora ci sarebbero due pezzi puntati su alcune case sensibili dell'arrocco nero. Nero dovrebbe fare attenzione perché si potrebbe finire molto facilmente in situazione di estrema difficoltà. Per esempio, se il nero giocasse l'errata cavallo C6, ecco, cavallo prende H7 e adesso se il nero cattura il cavallo bianco prende addirittura, no? Scacco matto. Trucchi che bisogna sempre tenere presenti e fare attenzione perché oltre che presentarsi in questa forma, diciamo, semplice, si possono presentare anche in forma più complessa. Qui il nero può giocare pedone G6 e il bianco già qua potrebbe anche giocare cavallo per H7, sebbene rispetto a prima non sia più, ecco, vedete, non è scacco matto come prima, ma è una posizione in cui il bianco ha del gioco in cambio del pezzo sacrificato. Oppure il bianco potrebbe qua giocare probabilmente la più efficace, anche molto efficace, pedone H4, con l'idea pedone H5 e vedete che c'è proprio un attacco sul re nero abbastanza pericoloso. Insomma, vi sconsiglio di giocare in questo modo, cioè di catturare il pedone D3
Quindi rivediamo tutto da capo. Il bianco inizia con cavallo in F3, il nero gioca F5, E4, gambetto Lississing, catturiamo il primo pedone e questa è un'altra mossa che il bianco deve fare e fa molto naturalmente in questo gambetto. Il cavallo G5 si porta all'attacco del punto F7, punto che è proprio indebolito cronicamente dalla difesa olandese. E a questo punto pedone in D3 e qui noi non accettiamo questo secondo pedone, non catturiamo in D3, ma ci occupiamo con il nero del centro e dello sviluppo. Pedone in E5. Una posizione interessante. Ecco, giriamo la scacchiera in modo che abbiamo il punto di vista del nero, ecco qui. A questo punto il bianco deve ricatturare in E4 e io credo proprio che deve farlo con il pedone. Sono convinto che qua la mossa giusta del bianco sia catturare con il pedone. E a volte capita che il bianco ricatturi anche con il cavallo. A me personalmente è capitato quando ho giocato contro, diciamo, giocatori meno esperti e mi sono sempre trovato abbastanza bene. Per esempio, ricordo una mia partita contro Mastro Pietro a Cecchina nel 1997, in cui ho giocato pedone in D5 e dopo cavallo prende, donna prende, vedete che il nero ha un ottimo centro, due ottimi pedoni centrali, di fatto è come se fosse diventato bianco. Nella mia partita il bianco giocò scacco e poi donna in G5, evidentemente puntando a situazioni di finale. E la posizione è giocabile, però è innegabile che il nero ha un ottimo centro, cioè è uscito dall'apertura con pieno successo. Vedete che qua il nero, cioè che appunto ero io, ha sviluppato molto tranquillamente i pezzi in modo molto canonico. E la stessa cosa sta cercando di fare il bianco, che però ha maggiori difficoltà perché è in ristrettezza di spazio. E l'ultima mossa del bianco, pedone in C3, indebolisce il punto D3, che adesso diventa difficilmente difendibile. Dopo cavallo in F1, ecco, presa in D3 e qui praticamente la partita è continuata ancora, ma di fatto è finita. Insomma, torniamo indietro, la cattura del bianco in E4 con il cavallo non è una buona idea perché si espone a questa mossa. Pedone in D5, il nero occupa il centro e starà abbastanza bene. Quindi a questo punto qui, dopo pedone 5, il bianco deve ricatturare con il pedone in E4, D per E4. Benissimo. Rivediamo ancora una volta. Il bianco gioca cavallo F3, F5, E4, catturiamo. E qui non catturiamo il secondo pedone, ma giochiamo E5 e ora il bianco deve giocare D per E4. Questa è sicuramente una ottima mossa. A questo punto qui il nero deve sapere esattamente cosa fare. La prima cosa da fare è continuare lo sviluppo e svilupparsi con alfiere C5. Il bianco gioca alfiere C4, una posizione che il nero deve conoscere bene e gestire perché vedete che c'è un momento di criticità sul punto F7. Il nero non può fare l'arrocco, eccetera. Allora a questo punto la mossa da giocare è donna in E7. Perché? Perché qui apparentemente il bianco potrebbe trarre un vantaggio da una mossa che comunque è bene che giochi, cioè alfiere F7 scacco.
l'alternativa cavallo F7 non porta praticamente a nulla, perché attacca la torre, che però insomma può muoversi. Vediamo per esempio torre F8, dopodiché il cavallo deve tornare in G5, e a questo punto il nero potrà poi giocare alfiere per F2 scacco. Re riprenderà in F2, poi donna C5 scacco con doppio attacco, no? All'alfiere. E quindi questa mossa cavallo F7 non è una buona mossa. Il bianco può qui giocare, come dicevamo prima, alfiere F7 scacco, re F8. Adesso però l'alfiere deve muoversi, perché altrimenti il nero giocherà H6, e dopo che il cavallo bianco andrà via, l'alfiere cadrà. Quindi il bianco dovrebbe tornare indietro con l'alfiere, giocare alfiere B3, il nero potrebbe giocare H6, e qui apparentemente il bianco potrebbe ritenersi soddisfatto di aver costretto il nero a giocare re F8, ma in realtà dopo, ecco, pedone in D6, cavallo in C3, qui il nero può giocare pedone in G6, ad esempio, e vedete che il re nero trova una comoda casa in G7. Dopo fiere in E3, il nero può difendere con cavallo A6. E qui, se il bianco vuole dare un po' un senso alla sua partita, potrebbe giocare a rocco lungo, con una situazione poi di attacchi e contrattacchi. Ma insomma, la posizione del nero non mi sembra male. Quindi la cosa da ricordare è che dopo alfiere F7 scacco, il nero farà re F8, e poi dopo H6 il nero potrà poi andare con il re in G7, dopo aver mosso ovviamente il pedone G in G6, in alcuni casi anche in G5. Quindi in questa posizione qui, cavallo F7 o alfiere F7 non sono così pericolosi come sembrano, anzi, non vi nascondo che quando io gioco con il nero le trovo anche, no, non le trovo. Non mi dispiace subire queste mosse. E più interessante è per il bianco a rocco corto, e senza in un certo senso aiutare il re nero ad andare verso la casa G7. Qui, ecco, per esempio, vi posso citare una mia partita che ho giocato al torneo di Mirandola nel 2009. Il bianco era Trangoni Bruno, il nero ero io, Marco Corvi, il maestro fide Marco Corvi, e giocai pedone H6, la cui idea è, dopo cavallo in F3, giocare appunto pedone in G5. E quindi, cercando di approfittare del fatto che il bianco ha arroccato, come dire, così presto, e cercando anche di approfittare della presenza che era del cavallo bianco in G5 per poter spingere rapidamente questi pedoni. Questo è possibile perché il centro è ancora chiuso, essendo il centro chiuso, semichiuso, diciamo, o comunque sotto controllo, il nero può fare queste mosse laterali. Cavallo in C3 è qui una buona mossa. Il nero gioca pedone in D6, cercando di continuare a sviluppare. E in questa posizione
molto interessante. Bianco può giocare cavallo in A4. Mossa che tende a togliere la coppia degli alfieri al nero. Io giocai alfiere B6. Ecco, questa posizione vedete che il nero ha l'alfiere campo chiaro e si trova con i pedoni ben disposti sulle case nere. Ma naturalmente il bianco dispone della coppia degli alfieri, che non è male. Qui il bianco giocò donna in D3, il nero cavallo B in D7, erano possibili anche altre mosse più naturali, come ad esempio alfiere in E6, ma mi sembrava che il mio alfiere in E6, il alfiere campo chiaro, fosse un buon pezzo, lo volevo conservare anche per delle possibilità di attacco, così giocai cavallo Bd7. E qui ancora il bianco giocò pedone in B4, che è una mossa abbastanza interessante, perché apre anche delle strade per l'alfiere campo scuro. Io giocai cavallo F8 e dopo alfiere in B2, cavallo in G6. Questa era la mia idea. Ricordiamo la regola di Capablanca, che diceva che pezzi di uguale natura sono ben piazzati, in questo caso su case adiacenti. Vedete il cavallo nero in F6 e in G6, i due cavalli neri controllano molto bene lo spazio, scusate, adiacente di fronte a loro e sono molto efficaci. Qui delle nubi si stanno addensando sicuramente sul re bianco e il bianco gioca pedone H3. Dopo la naturale cavallo F4 e donna in E3, io giocai l'altrettanto naturale pedone in G4 e qui il bianco comincia proprio ad avere dei problemi. Giocò cavallo H4 e dopo la presa in H3 cercò di giocare G3 per tenere chiuso il gioco sul suo re. Giocai donna G7, la cui idea è quella di portare la donna in attacco e naturalmente inchiodando il pedone G3 difende anche il cavallo F4. Il bianco rispose con re H1, seguì cavallo in G2 con l'idea di riaprire la possibilità anche di aprire linee, insomma, sul re bianco. E qui alfiere in D7. Il nero continua ad avere una fastidiosa iniziativa, sebbene alcuni pezzi si siano cambiati. Il bianco ha delle possibilità difensive. La posizione deve essere circa equilibrata, forse leggermente favorevole per il nero. Bianco qua giocò F4 e a questo punto giocò ancora donna F3. Qui il nero avrebbe fatto bene a giocare a rocco lungo, credo, con l'idea di portare poi rapidamente l'altra torre in attacco. Invece, io pensavo che
di avere anche la possibilità di utilizzare la torre su questa colonna, che non è che sia male come idea, ma probabilmente era migliore arrocco lungo. E così giocai torre F8. Il bianco rispose con torre in H1. E qui c'è un po' il punto cruciale della partita. Il nero giocò alfiere C6 e dopo B5 torre A4. Questa qui era l'idea del nero. Il bianco forse qua avrebbe dovuto catturare in C6 e poi avrebbe potuto ancora catturare in B7. La posizione è molto divertente perché vedete che il nero non può catturare l'alfiere perché altrimenti il pedone bianco farebbe inesorabilmente donna, però il nero può giocare per esempio re D7, composizione che sarebbe veramente complicata. Il nero avrebbe un attacco forte sul re bianco, ma anche il bianco dopo la mossa donna B3 potrebbe sfruttare la posizione del re nero esposta, e c'è anche un pedone in B7 che comunque può dare fastidio. Sarebbe stato molto interessante. Invece il bianco ha giocato qui dopo torre A4, la più prudente e forse anche meno buona, alfiere in D3, il nero alfiere in D7 di nuovo, e qui il bianco giocò pedone in C4, il nero torre in G8, cercando di rendere più attiva la torre. Ancora seguì a 3, alfiere 6, cercando di attivare l'alfiere, di renderlo più attivo. Vedete come con le ultime mosse il nero ha cercato convergenze, cercando di rendere più attivi possibili i suoi pezzi, e quindi si è concentrato sul miglioramento dei suoi pezzi peggiori, che erano l'alfiere Campochiaro, che prima era in C8, in D7, insomma, la torre nera, che era in A8, e anche la torre nera che era in F8, che funzionava poco, adesso in G8 funziona meglio. Mentre il bianco sta facendo delle mosse, diciamo, accettabili, però non sta dando, a mio parere, la giusta attenzione ai suoi pezzi peggiori. Non sta cercando di migliorare il posizionamento dei suoi pezzi. Uno per tutti è la torre in A1, che vedete che siamo alla 29ª mossa, è ancora nella casa di partenza e lì terminerà la partita. Ma questa mossa donna in E2 del bianco è proprio un errore. È proprio un errore perché ora è possibile per il nero giocare una buona combinazione. A te la mossa con il nero, poi se vuoi mettere in pausa e pensarci un attimo, poi riaccendere. Ecco, adesso vediamo insieme la mossa che ha fatto il nero in questa posizione. Il nero giocò, cioè io giocai alfiere mangia pedone in C4. Il punto è che naturalmente dopo alfiere per C4, torre per C4, se il bianco cattura, vedete che c'è un terribile scacco doppio. Non è possibile giocare in questo modo. Quindi per il bianco purtroppo la partita andò proprio così, ma vediamo prima cosa poteva fare in luogo della mossa donna E2. Sarebbe stata interessante
avrebbe permesso al bianco di continuare a giocare la mossa alfiere c2, pensate, perché naturalmente in caso di torre per c4 poteva seguire alfiere b3, vedete, e quindi paradossalmente il bianco ha giocato donna e 2, portando una seconda difesa, oh, scusate, portando una seconda difesa sul punto c4, cioè, pensando così di difenderlo in modo adeguato, mentre invece proprio giocando alfiere c2, cioè paradossalmente togliendo la difesa, il nero non può catturare il pedone c4, come abbiamo visto prima a causa di alfiere b3, e quindi doveva tornare indietro con la torre, non so, per esempio torre in a8, e ora l'alfiere poteva tornare a difendere il pedone con successo. Invece a questo punto abbiamo detto che il bianco giocò donna e2, di fatto sciupando la partita. Seguì alfiere per c4, alfiere per c4, torre per c4, e qui ancora sullo stesso tema il bianco fece un errore decisivo, giocò pedone in a4 e a questo punto vedete che il nero muove e vince in una mossa. Il nero farà una mossa e il bianco abbandonerà, sempre sullo stesso tema, vedete, la mossa è torre in c2. E il bianco ha abbandonato perché in caso di donna per c2 segue cavallo e3, scacco. Interessante, probabilmente il problema principale del bianco è, a mio parere, che si è occupato poco dei suoi pezzi peggiori. Osservate come la sua torre in a1 è rimasta nella casa di partenza dall'inizio alla fine della partita. Quindi, ecco, diciamo che torniamo al nostro gambetto Lee Sin Sin. Se il nero sa come controbatterlo, direi che non è pericoloso, ma addirittura è piacevole, perché il nero, secondo me, può ottenere una buona iniziativa, in alcuni casi anche un attacco partendo da questa posizione, che è la posizione chiave. Se il bianco giocherà alfiere f7 scacco, a questo punto il nero potrà giocare in questo modo e andare con il re, vedete, nella casa in g7 e avere una interessante partita. Se il bianco invece a questo punto giocherà la più normale arrocco corto, comunque dopo h6 e g5, il nero avrà una buona partita d'attacco, ecco, come nella mia partita che abbiamo appena visto, ed sarà molto importante in questa posizione, questa manovra con il cavallo, per avere pezzi di uguale natura ben sviluppati. Ok, per oggi è tutto, ci possiamo fermare qui. Un saluto dal maestro Fide Marco Corbi, vi ricordo il sito, l'indirizzo del mio sito internet www.scuoladiscacchi.com, e vi saluto, a presto, buona giornata.